Quando arrivammo a Carpignano e decidemmo quello che spesso caratterizza l'Odin, di stringere alleanza con un gruppo locale, e fu l'Oistros, di cui Gino Santoro, Giuliano Capani erano anche loro membri. All'inizio furono soprattutto loro che lavoravano con i bambini, facevano, a quei tempi si chiamava animazione. L'Odin era rinchiuso nel palazzo, nel castello dove abitava, e faceva il suo allenamento. E solo per caso che cominciò la pratica del baratto. Inventati la tua isola di libertà. Renditi libero dai sistemi politici, dai sistemi economici. Fatti un teatro del dopo studio, amatoriale, la sera. Trovati un lavoro se sei capace, guadagnati quel poco che è necessario per mangiare e poi dedichi al teatro. Se tu non diventi indipendente, tu sarai solo guidato dalle correnti, dal maelstrom impazzito di questo tempo.